Sono poco più di 40 in provincia di Pistoia, non un centinaio come ipotizzato in un primo momento, gli insegnanti diplomati che sono stati ammessi con riserva in seconda fascia, quella che comprende i docenti abilitati per le cattedre di materie tecnico-pratiche ed il sostegno. Il dato è emerso durante l'incontro di una delegazione di insegnanti precari con il provveditore Mirko Fleres, in occasione del presidio di alcune decine di docenti laureati di terza fascia davanti agli uffici di Via Mabellini. La ragione della protesta è stata la recente sentenza cautelare del TAR del Lazio, che ha inserito in seconda fascia i diplomati, con la possibilità per questi di aggiudicarsi le supplenze per il ruolo di insegnante nel sostegno, scavalcando di fatto i laureati. Quindi insomma ci sentiamo un attimino sconcertati da questo fatto. Si tratta di sentenze che non sono definitive, fatto sta che a settembre molti di noi potrebbero perdere il posto di lavoro, nonostante siano anni che insegnano sul sostegno. Il problema sarà anche che, essendo queste assunzioni sottoposte a clausola rescissoria e quindi in attesa dell'esito finale del ricorso, il risultato è che parecchi di questi ITP potrebbero rischiare di abbandonare l'insegnamento, essere costretti ad abbandonare l'insegnamento a metà anno o addirittura magari alla fine dell'anno. Qui celebriamo fondamentalmente il naufragare di uno Stato che investe nella formazione con i laureati. Molti di noi in terza fascia sono dottori di ricerca, hanno fatto dei master e si ritrovano nell'impossibilità di poter a settembre essere chiamati ad insegnare. È un problema a livello nazionale, quindi non riguarda solo noi. E proprio per questo ci rivolgiamo alla politica, al governo nuovo attuale, che speriamo di poter trovare appunto un riscontro e un esito positivo e che riesca a regolamentare la cosa, perché tutto sta nel regolamentarla bene in modo da avere un risultato equo per tutti, in modo da tutelare qualsiasi tipo di persona in base ai titoli, alle competenze e al servizio prestato in questi anni.